L'attribuzione del dipinto è dubbia, le figure principali sono a sinistra, in modo che la metà destra dell'opera sia lasciata ai soldati, le cui armature assorbono luce e le cui facce sono in parte nascoste. A destra dell'immagine una testa emerge dall'oscurità circostante, considerata l'autoritratto dell'artista. Questa donna era un'attrice, madre del drammaturgo Gili Zarate, parte del mondo teatrale dipinto a più riprese da Goya. Nata nel 1775, aveva probabilmente 30 anni quando fu realizzato questo ritratto. Morì prematuramente nel 1811. Lo sfondo perfetto mette in risalto la bella attrice dai capelli scuri. Uno dei capolavori indiscutibili di Metsu. La luce del giorno si adagia delicatamente su un bell'uomo che scrive una lettera sotto una grande finestra. I dettagli dell'ambiente suggeriscono che ci troviamo nella casa di un borghese benestante attorno al 1660. Notate la cornice barocca dorata attorno al paesaggio appeso al muro. Questo capolavoro è stato rubato non una ma ben due volte. Il proprietario, un membro del Parlamento britannico, fu preso di mira dall'IRA, che entrò nella sua tenuta nel 1974 e prese un totale di 19 dipinti. Fu recuperato una settimana dopo. Nel 1986 fu nuovamente rubato. Dopo più di 7 anni di trattative segrete e lavori investigativi internazionali, il dipinto venne recuperato. La Man Should è un gioco in cui viene premiata la grande attenzione. Un giocatore, il penitente, nasconde la faccia e si appoggia la mano dietro la schiena. Altri giocatori schiaffeggiano il penitente sulla mano, che deve cercare di identificare chi lo ha colpito. Il giocatore che si fa scoprire diventa il penitente. Questo foglio è stato ridotto al punto da non esserci praticamente spazio attorno alla figura. Tuttavia, la forma scultorea del volto emerge dal foglio con un moto espressivo. La maestosa presentazione frontale del viso conferisce al ritratto un'espressività drammatica che ha pochi rivali nella ritrattistica disegnata. Anthony Delorme è uno degli ultimi artisti specializzati nel genere di pittura raffigurante interni architettonici. In Olanda ci furono molti pittori che si dedicarono a questo tipo di rappresentazione, prediligendo i maestosi interni delle chiese, come in questo caso. Dal 1620 circa, la potenza rivoluzionaria dell'arte di Caravaggio diede spontaneamente vita al caravaggismo. I pittori caravaggeschi hanno attinto dal repertorio di Caravaggio creando composizioni compatte, con personaggi mostrati a mezzo busto e in primo piano, dal forte chiaroscuro. Nei Paesi Bassi meridionali, Adam de Coster fu forse il primo a specializzarsi in questo genere. Un'altra versione di questo dipinto, senza la scena biblica sullo sfondo, è conservata alla National Gallery of Scotland di Edimburgo. L'episodio biblico passa in secondo piano mentre il pittore si sofferma sulla cucina e sulla giovane intenta al suo lavoro, circondata da oggetti che creano una splendida natura morta. Galatea è una ninfa del mare. Ovidio racconta di quanto amasse il giovane Acis e di quanto Polifemo, mostruoso gigante con un occhio solo, si fosse invaghito di lei. Polifemo suonò inutilmente una canzone d'amore per Galatea. Vagando sconsolato tra le rocce, la scoprì tra le braccia di Acis. La coppia fuggì e Polifemo, in preda alla rabbia, lanciò un masso che uccise Acis. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!